Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nell'ottava puntata di Mafia 2 Definitive Edition. Allora, vediamo un po', rispondi al telefono, vediamo subito chi è. Così qua nel nostro appartamentino in tutto rispetto. Non so dov'è il telefono però, ragazzi. Qui? No. Telefono? Prendi rivista. Raga, bisogna blurrarlo però, fa vedere un po'. Mostra info. Playboy 46. Onestissimo. Così, in amicizia. Ma dov'è sto telefono? Qua. Oh, vai. Pronto. Vedo, abbiamo un problema. Prendi una pistola e vediamoci al bar. E Subito. cerca di procurarti un mezzo decente. Va bene, ci sarò. E Vai a incontrare la Eddie. domenica è fottuta. Ecco, perfetto. Allora, ah no, scusa, dobbiamo vestirci giustamente. Allora, come possiamo andarci? Allora, Tommy Angelo l'abbiamo visto. Ma andiamoci con questo, dai. Vestite occhiali, con grande stile. Eccoci qua. Let's go. Apri. Chi è? Ma chi è? Scusate. Polizia, questo è Perché? l'ultimo avvertimento. Apri questa dannata porta. Che è successo, zio? Apri, polizia. Parla. Aspetta. Senti, Ehi sappiamo che ragazzi, che sei in casa. succede? Quello che succede qui non è affar tuo, sparisci. Ah. Polizia, Vorrei apri la capire se sfonda porta. la porta, però la sfonderà? Chi è che ci abita qua sotto, ragazzi? Se non apri la Vabbè. porta, lo facciamo noi con la forza. Salve signora, ma che è la stessa che fa pure da giù? Vabbè. Quindi apri. Allora, Questo è l'ultimo. via. Allora, ci ha detto che dobbiamo procurarci un'auto abbastanza prepotente, però rovinare una delle nostre mi spiacerebbe un po'. Però d'altronde, che cosa ce l'abbiamo a fare se non le usiamo? Raga, queste qua sono una ricompensa o già ce l'avevamo? Dai, questa ce l'avevamo, questa ce l'avevamo, questa è vecchia, questa va buona, è una carcassa, una carriola, questa va bene, questa va bene, questa va bene. Allora, raga, io prenderei una Hot Rod già che ci sei, o questa, vediamo un po' quella che ha la velocità maggiore, 182. Sì, dai, mica si può anche cambiare il colore o qualcosa, no, va bene. Mamma mia, subito! Via! Let's go! No, aspetta, aspetta! Oh, cos'è sta musica? Aspetta! No, radio, no, mi spiace, la devo togliere, ragazzi. Ok, let's go! Allora, ragazzi, subito mi piace se questa serie confermate che vi sta piacendo. Direi di sì, comunque. Mafia 1 vi era piaciuto, spero anche questa che vi stia piacendo e mi raccomando mettete mi piace perché mi aiutate con l'algoritmo di YouTube e così dai raggiungeranno questi videucci altre persone, magari faremo passare una mezz'oretta piacevole a qualcun altro. Allora, frenalo, giralo, ok. Allora, dai, vediamo un po' quant'è lontano ancora, quant'è? Ah, lì è, minchia, lontanuccio, vabbè. Avete bisogno di vedere sul radar? Sì, vabbè. Niente, ragazzi, direi che a sto point ci vediamo lì, dai, se non c'è altro. Aspettate un attimo, scusate, no, mi sto distraendo, però aspettate, fammi vedere Che cosa si può dice di fare su vedere? questa auto. Guarda, mo, non voglio divagare troppo, però proprio al volo. Guarda quante ruote ci sono! Serve qualcosa, amico? L'auto riparata, ok, la targa va bene, verniciatura Ecco, scegli un modello. personalizzata. Madò, bella! Bella, però costerà un fottio, sì, 200, no, dai, meglio di no. Vediamo che altro. Cambia il colore della macchina, Possiamo verniciarla come ok. vuoi, No, scegli un aspetta, ma là colore. sotto ci sono dei colori speciali? Ah, no, non sono. Bella, bellissima così. Ma questa non costa, mi pare, no? No, non costa il colore, ok. Bello, si possono pure scegliere. Aspetta, facciamo la tamarra al punto giusto. Rossa. È costato qualcosa? Mamma, fanculo. Vabbè, dai. Grazie mille. Bella, ti hai spennato, fa niente. A posto, arrivederci. Vabbè, dai, comunque il colore mi gusta di più così. Allora, scusate, andiamo lì, va, dove richiedono la nostra presenza. Mamma, che stile proprio così, oh. Veramente stile.
messo, non me la mancate, eh? Non siete imbarazzanti, ragazzi, questa battuta. Frenalo, che siamo arrivati. Ah, ma siamo sempre all'hotel. Va bene. Ovviamente sbaglio sempre, in parte il clacson. Madonna, noi che stile con quest'auto, veramente. Stile unico proprio, da rimorchio. Allora, andiamo, va? Quindi ormai il baretto... Ciao, Eddie. Ciao, Vito. Che succede? Volevo presentarti una persona. Vito, lui è Carlo Falcone, il capo della famiglia. Piacere, signor Falcone. Vito! Allora, Vito, che cosa ne pensi di Alberto Clemente e Luca Gurino? Beh, onestamente, signor Falcone, quegli stronzi hanno provato a fregarmi $5,000 e poi mi hanno lasciato marciare in galera. Bene, perché quei due si stanno preparando ad attaccarci. Così sembra proprio che dovremmo fare qualcosa noi, prima che la facciano loro. Eddie ti dirà il resto. Sono sicuro che non mi deluderai. Arrivederci. È stato un piacere, Vito. Che sta succedendo qui? Ieri notte è sparita una macchina con sede ai nostri ragazzi. In città si dice che forse Luca c'entra qualcosa. Chi è sparito? Harvey Benz e i due che dovevano proteggerlo. Tony Bowles e Franchile Irlandese. Ok. Benz è il contabile di Carlo. Se quello parla, siamo fottuti. Che vuoi che faccia? Voglio che lo aspetti davanti al Freddy e se lo segui per vedere se è coinvolto. E poi? Se scopri che ha qualcosa a che fare con questa storia, lo fai fuori. E se qualcuno dei nostri è ancora vivo, provi a liberarlo. Cerca di trovarli prima che si mettano a parlare delle nostre operazioni. Dove pensi che andrà? Ma non ne ho idea. Quindi vai preparato. Usa una macchina veloce e cerca di avere delle armi. Nessun problema. Ok, passa di qui quando hai finito. E Vito, non parlare a nessuno di questa storia. Capito. Salve, salve. Ma zio, la macchina veloce ce l'abbiamo. Aspetta, però, aspetta, va, mangiamo qualcosa. Signore. Buongiorno. Scorri il menù un attimo. Come posso aiutarla, signore? Guarda, siamo messi male con la vita, quindi io prenderei... una birra. Ecco a lei. Vediamo un po' se ci dà qualche cosa di vita. Ok, bene, ora siamo pronti. Vai, arrivederci. Torni quando allora, vuole, signore. Arrivederci. Ah, la macchina prepotente ce l'abbiamo, pure fatta con un colore prepotente, quindi direi che è meglio di così, si muore. Allora. Eccoci, police, e non ti fermare proprio qua, police, maledizione. Ma police che cazzo sta facendo? Ma vai. Allora, dai, allora andiamo lì e vediamo un po' che cosa accade in questa mission film, Oddio, raga, quest'auto qua, stile, oh, bella, mi piace. Non l'ho mai vista in giro. Carina, vabbè, meglio la nostra, però... Non male, non male. Le auto di quest'epoca qui, veramente stilose, davvero belle. Questa è l'auto di Luca. Allora, dove sei, Luca? Eccoti. Ok, cominciamo. Madonna, che stile. Devo poi... avvicinarmi troppo e Luca non deve assolutamente vedermi. Ok. Aspetta, fammi vedere perché questo qua mi sa che scanna da paura, C'ha la macchinetta prepotente. Aspetta, Luca. Ok. Certo che passiamo inosservati con sta macchina qui di questo colore. Veramente un colore poco visibile. Poi la macchina anche... veramente... che si vede tantissimo in giro, guarda. Andiamo con calma, in silenzio. Anzi, guarda, piazza l'imitatore. Ovviamente va fuori città perché sarà un cazzo di riccone. Ma io lascio l'imitatore così. Zitti zitti. Secondo me andremo a parare tipo nella sua villetta. Vediamo. Aspetta, com'è qua? Io direi che scannerà e quindi prendiamo il limitatore. Via. Let's go. Ta-ta-ta. Ragazzi, come sempre, ecco, un'altra cosa mi era venuta in mente. Dove stai andando, Luca? Riverside? Sì. E comunque vediamo che, come sempre, sono quelli della nostra gang che ci un po'...
tradiscono e cose varie, come era successo anche nell'uno. Sempre le stesse cose qui. Aspetta, dove cazzo è? Fuga, ma non c'è scappo, io abbiamo il bolide con i cavalli che scalpitano. Dove si scappa? Sfascia carrozze di bruschi forse. Mai che non si fa coinvolgere in queste cazzate. Infatti no. Ma infatti non c'è, non è cosa lo faccia grossa, tu dritto. Però non si sospettisce a vederli. Vedere che uno con questa auto di un azzurrino così lo segue. Clemente ancora. Ma c'è di Clemente, ma certo! Eddie aveva ragione. Ok, devo entrare là senza farmi vedere. Ma quello ubriaco è una guardia, no? Ubriaco. Salve. Tutto a posto? Senti, ma noi possiamo stare qua, no? Tutti. Ma io non li levo tutti, non li rompo tutti, non li prendo tutti. Perché? Zio! Vabbè, lasciamo stare. Allora, questo invece che ha fatto? Signore, che è successo qua? Parla. Salve. Sì, vabbè. Posso aiutarla? Lei sa come entrare nel macello? Cosa deve cercare là dentro? Mi è scappato il cane, lo sto cercando. Bravo. Il cane, eh? Sì. Già, sa come entrare o no? Primo, lasci che le dica una cosa. Non è proprio bravo a mentire. E poi, a meno che il suo cane non abbia le chiavi, può essere entrato solo passando dalle fogne. Dalle fogne? D'accordo, grazie. Ah, bella merda. Ma ti possiamo aiutare a riparare? No, dire di no. No. Dalle fogne. E qual è l'entrata delle fogne? Questa? Può vedere? No. Tra l'altro vedete come cambia il suono dei passi? Guardate. Bellissimo. Ma dalle fogne. E io entro da qua, magari dalle fogne. Vediamo un po'. Da qui. Sì, sì, là saranno le fogne. Eccole qua. E no, però non si entra da qua. Dio, ma le fogne dov'è che sono? Scusa, ma se entriamo da così? Cioè, mo, tanto per capire, eh. Non posso farmi vedere finché non saprò che è successo ai ragazzi. Ah. Allora, le fogne. Qua è aperto, aspetta, proviamo ad andare di qua. Qua è l'entrata. Ok, ci siamo. Senti, a scanso di equivoci, vediamo un po' che... abbiamo ancora questo, Thompson con zero munizioni e basta. Quindi abbiamo solamente una pistoletta. Andiamo bene. Ok, dai, andiamo allora. Forse riesco a toglierla. Bella entrata di merda, dai. Che schifo. Mio Dio, che puzza. Siamo pure vestiti bene, madonna. Allora... Che schifezza con tutti i topi, le cose. Senti, prepara l'arma, zio. Qui non sono messe armi. Ma oh, se ci sparano. Merda, quel cane può essere un problema. Che cane? Oh shit. Un cane. Cane, era una persona, altro che cane. Io vado, zitti. Posto. Va bene così. Allora, ci stiamo portati dalla trave qua. Ok. Va bene, madonna, che situazione veramente di merda, eh. Veramente di merda, ma proprio nel senso letterale della parola. Cazzo! Che schifo! No, la giacca nuova. Se il Luca si è fermato solo per delle bistecche, credo che ammazzerò qualcuno. Minchia, veramente, eh. Madonna, che schifo. Tutti i topi, le cose. Ma poi che schifo, come si è acconciato. Va bene, dai, ci siamo. Mamma mia, che schifezza. Vai, usa sta scala, andiamocene via da sta cosa, sta fogna, appunto. Tuo cane farà brutta fine, eh? Oh, ma cane di merda. Allora, zio, non so dove siamo. Sto shit. Che c'è qualcuno là? No, no, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, hai visto? Quindi stai zitto o ti usiamo per le polpette. Esatto, ci usiamo per le polpette. Stupido poto.
Bert, eccoli là. Ora sei mio, piccolo stronzo pelle rossa. Senti, ma noi andiamo di qua, però. Cioè... sto trasportando ok? Sono permessi armi anche qua. Ok, meglio muoversi. Allora, muoversi. Allora, andiamo di qua. Tac, tac. Ok. Stiamo facendo i progressi, ma è mica tanti, perché, cioè... ah, dobbiamo andare lì? Ok, aspetta, tac, tac. Ok, vai. Salto della fede proprio. Non sparare o gli uomini verranno uccisi. Ah. Aspetta però. E se non sparo, come quindi modalità stealth? Roba che sapete che noi non siamo capaci a fare. E come li faccio fuori questi, scusa? Salva i tuoi uomini, scopri dove vengono tenuti in ostaggio. Il capo sappia cosa sta facendo. Giù. Di certo il capo sa. Capo sa? E più che altro quello lì non può rimanere là, se no fa... cioè... Mi faccio solo una cazzo di sigaretta, rilassati. Già, questa l'ho già sentita. No, più che altro quelli come li superiamo? Quei due lì. Stiamo facendo una bruttissima fine. Scusate, ma io veramente vorrei sparare e basta. Cioè, sono quattro coglioni. Dobbiamo provare? No, eh? Uccidetelo, oh, oh. Idiota! No, va bene, era giusto per sapere, non è che in amicizia. Allora, cioè, tipo questo qua è da far fuori in qualche modo, a meno che non possa andare dall'altra parte, ma tipo qui, ah, vedi, ok, sì, era questa la strada giusta, ok. Niente, sarà stato uno dei miei. Però maiale, sembrava più. Te le lavi le orecchie. Era un maiale. Lascia. Tra l'altro qua vedo della gente, eh? Pensi ancora di ritirarti? Ma sei nuovo qui. Sì. Già, forse il mio. Macello, mamma mia, proprio il macello devo finire, eh? Allora, dai, andiamo di qua. Oh. Ok, non ci vede. Va bene. E mo? Mo andrei tipo qua, però è sbarrato questo, no? Si può andare di qua. E quindi andiamo di qua. Teoria non ci vede. Il turno è finito. Come il turno è finito? Avete la merda nelle orecchie. Ho detto che per oggi avete finito. Ma non ho finito di battere la carne. Non farmelo ripetere, il turno è finito. Fuori dai coglioni. Va bene, non c'è problema. D'accordo, andiamo. Ok, basta che se ne va pure lui. Esatto, perfetto. Ce ne andiamo pure noi. Allora, vai. Qui non c'è nessuno. Ma abbiamo fatto qualche progresso o no? Mi sa di sì, comunque, no? Sì. Sì, arriviamo. Allora, di qua direi che non si può andare, dobbiamo andare dritto, raga, c'è poco da fare. E dobbiamo entrare a destra, raga. Se... oh. Non che non andiamo tipo di qua. No, qua dobbiamo andare, tieni. In amicizia. Sare che non sappia della droga, so dove avete preso i soldi. Falcone pensa di aver messo su una buona attività, ma non se la caverà. Allora, come l'avete portata negli stessi? Io non so niente, sono solo un contabile. Prendiamo per il culo, stronzo. Vuoi finire come il tuo amico qui? Su, guardalo bene. Ti crede più forte di lui?
Quando finiamo con te, ti mettiamo in una di queste macchine, poi ti tretiamo. C'è solo da vedere se magari sarò abbastanza buono da ucciderti prima, stronzo. Che cos'è questa minchia di pozza? Ehi, c'è qualcuno laggiù. E tu che cazzo sei? Minchia, chi sei, capitan sacco di merda che è venuto a salvare il mondo? Chiudi quella cazzo di bocca. Ehi, io ti conosco. Sei l'idiota che girava con quel coglione di Barbaro. Pensavo che stessi ancora marcendo in galera. Ma cosa cazzo credi di fare qui? Mi manda Falcone. Non è contento che stronzi su chiacazzi provino a trasformare i suoi ragazzi in carne attrita. Così ti sei messo con Falcone, eh? Beh, sai che ti dico? Se sapessi davvero come stanno le cose, preferiresti essere ancora in prigione. Ma comunque ora non importa. Oh, il ragazzo sa incassare, eh? Guarda che siamo esperti. No, allora aspetta, 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 dobbiamo andare di attacco veloce qui. Chi è? Oh, questo faceva male. Mi ci ha fatto quello di ritorno. Vabbè raga, però io più di appena lo fa, più di fare così, che devo fare? Ok, niente, bisogna andare di quello di risposta, diciamo. Ok. Però ce la facciamo. Ok. Dai, femminuccia. Tacco punta, tacco punta. Tu! Più punta che tacco. No, la combo finale, ma non me l'ha presa. Esegui il combo finale. Allora, vai. Boom, boom. E boom. Oh. Lascio a voi. Ah, mo chi comanda? Allora. Stai sbagliando tutto, stronzo! No, scusa, questo è buono. Posto? Hai cercato di fare i tipi sbagliati. Non so che altro c'è. Che altro c'è? Tirami giù, andiamo. Grazie, Vito. Ti dobbiamo un favore. Ti manda Eddie. Già, si è accorto che mancavano un paio di ragazzi all'appello. Merda. Povero Frank. Ucciderò quel figlio di puttana. Va bene. Vince, sta qui. E non uscire finché non torniamo a prenderti. Ok, ok. Però non vi scordate di me. Ok, ragazzi? A posto. Trova Luca. Ah, non è finita mica, eh? Aspetta, allora, piava la pistola. Ah, la rifinizia. Fate fuori quello... Non male, ragazzi, non male. Ok. Ancora, mi hai mancato. Se non riesci poi, vabbè, intanto ci mettiamo il tifone. Oh, te vedo, pezzo di merda. Niente, hanno fatto fuori. Allora, innanzitutto diamo. Prendiamo quel piccolo stronzo. Il Tomsone. Prima di tutto, così vi faccio vedere io che cazzo faccio. Vai, zio, vai tu. Quel succhiacazze si piscerà sotto. Ti seguiamo, eh? Li avete già ucciso. Già, sono morti. E indovina che tocca. Dio, ma proprio così dobbiamo potendo entrare. D'arrivano. Oh, oh. Vito, io entro, coprimi. Ottimo lavoro. Un altro a terra. Tomsone, Tomsone. Tomsone in questo... questo gioco è micidiale, eh? Non provo a entrare. Non provo a entrare, fratello. No, non provo a entrare. Io mi sa che c'è di là e devi stare attento.
arriva uno lì, Vedo. Oh, sei bravo come te! Sì. Dai, che sono entrati? Ah, no, sono entrati. Muoviti, ti contro! Bravo, vedo. Oh, guarda, ne ho preso uno. Sbrigatevi, cazzo, ho quasi finito i colpi. Ce n'è un altro. Vieni qui, togliamolo. Bene, bel lavoro. Ora prendiamo quel cazzone. Già, vai. Prima che faccia altre telefonate. Infatti non va bene, eh. Abbiamo rotto, minchia. Dove va fuoco qui, zio? Muoviti. Zio, ma ti muovi? Ma dobbiamo sparare alla cosa. Oh mio. Scusa, ma noi nel frattempo non possiamo fare qualcos'altro? Entrare da una cosa alternativa? Merda. Così non ce la faccio ad aprirla. Già, ci serve qualcosa di pesante come un ariete. Ci sono. Useremo quel carrello. Va bene. Cazzo. Fa tutto figlio di che... Dai, cazzone. Pensi di essere furbo, cazzo? Pensi di essere tanto furbo? Avanti, prova! Figlio di puttana, che sta facendo? Bastardi, ora ti faccio vedere com'è, brutto stronzo, figlio di puttana, buona nulla! Aspetta, mi diverto un po' con lui prima di tritarlo. Puoi farlo anche tu. Grazie per il pensiero, ma... Non ti piace vedere No, non mi piace vedere Luca. Ti capisco, ma non sai che ti perdi. Mi sa che inizio con quel pungolo per il bestiame di cui blaterava. Già, Eddie voleva che me ne occupassi di persone. Non preoccuparti, così ci vorrà solo un po' più di tempo. Sto minchione non merita una morte rapida. Non posso darti torto. Ok, allora vado. Puzzo come un cesso, devo lavarmi. E di Ed di non preoccuparsi di Luca. E Vince, apri la porta, è tutto finito. Tu? Sei ancora vivo? Già. Che ti aspettavi? Senti, prima di andare a casa, vuoi darmi una mano con la bella addormentata? Lo sai? Non è affatto male come idea. Cazzo, questo mi sembra proprio un traditore, eh? Merda. Ah, comunque possiamo prendere questa macchinetta qua. Sto point, se proprio ce lo chiedete, vai. Let's go. Non male, ragazzi, non male questa macchinetta, eh? Anni appunto 50, è come se fosse, non lo so, beh, non una Ferrari, però un'onesta macchinetta. E, ma come... Ah, così, ok. Vabbè, no, non volevo ammaccarla, però. Va bene, allora, però, cioè, ci ha lasciato un po' così quello che ha detto, ah, sei ancora vivo, eh. Cioè, era, non so se era proprio una persona con cui ci si poteva, cioè, di cui ci si poteva fidare, anzi, penso proprio di no. Abbiamo mollato quello lì, probabilmente non ha fatto una bella fine, vabbè. Cioè, non, cioè quello Luca avrà fatto una bella fine, nel senso che non è morto. Ma l'altro... Vabbè, non ci poniamo questi problemi, noi quello che abbiamo... che dovevamo fare... No! E niente. Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, direi, ci rivediamo nell'hotellone e andiamo a riferire a questo punto. Aspettate che voglio vedere anche questa come si può conciare. È giusto per capire, eh? Dobbiamo ripararla, vabbè. La macchina, ma di farti un bagno. Se ti interessa. Giusto per capire. Allora, aspetta, vabbè, ripara l'auto o no? Devi riparare la macchina per cambiare i cerchioni. Io voglio solamente vederli. Ma la madosca. Anche qui devo ripararla. Ci vuole ripararla? 50? E ripara l'auto. No, giusto per capire, dai, sennò non ci fa vedere nulla. Allora, un nuovo treno di gomme. Scegli. Bella. Bellissima così, eh. Sono alcuni cerchioni, non male. Che altro? Aspetta, poi esci. Qua c'è la targa, i colori. Ecco, scegli un modello. Ah no, questi sono... Che stile. Costa un botto però. Madonna, sono troppo tentato, ragazzi.
Vediamo che altro. Di vernicia. Vabbè, di vernicia ci può fare la rosa, però. Minchia, che va bene. Oppure la messa a punto. Ho fatto la messa a punto. Rip. Raga, ho fatto la messa a punto. Senza volerlo. Niente, abbiamo più soldi? Portamela quando vuoi. Sì, guarda, abbiamo finti i soldi, guarda. Porca troia, raga, ho sbagliato a premere. Vabbè, vediamo come va a sto punto, ma non abbiamo più soldi. Ah, dai, proviamo. Sarà un mostro adesso, credo. Vediamo un po'. Guarda là. Speriamo che quei 50 non servivano per qualcosa. Quei 500 non servivano per qualcosa. Oh, va, però non va da $500 meno, porca troia. Apoli, ok. Inseguo veicolo per eccesso di velocità. No, ma che insegui? Ricevuto. Siamo arrivati. No, no, no. Fuggila. A posto. Oddio, oh, ma che minchia! Sei tu che puzzi così? Guido, oh Cristo, perché non ti sei fatto un cazzo di bagno prima di tornare? Mi hai detto tu di tornare appena finito. Pensi che mi piaccia? Ok, ok, com'è andata? È fatta. Bene, e i nostri ragazzi li hai trovati? Sì, Luca li teneva nel macello. Frankie è morto, ma Bolse e Ben stanno bene. Li stava interrogando quando sono arrivato. Qualche testimone? Nessuno, a parte una decina di guardie del corpo. Sta fermo, ok? È stata dura. Già, mi sa anche a me, ma ehi, te la sei cavata e sei arrivato qui tutto intero, giusto? Allora vai a darti una lavata prima di rovinare l'appetito a tutti. E brucia quei cazzo di vestiti che hai addosso, santi Dio. Ok, ma qua ragazzi. Oh, signor Scaletta, che cosa è accaduto ai suoi abiti? Ma guarda, abbiamo avuto una giornata un po' particolare, puzzi di merda. Cambio vestiti in un negozio di abbigliamento o nel tuo appartamento. Ah, guarda. Arrivederla. Bella. Siccome siamo wanted, ma guarda, io andrei direttamente a fare una bella rapina, guarda, aspetta. Eccoci, fatto. Madonna, che disastro, via. Allora, guarda, andiamo qui in modo tale che... continuiamo la nostra nomea da criminale, che qua ormai questo veicolo è ricercato dalla polizia. Andiamo bene. Allora, non abbiamo neanche più soldi, ma che disastro. La polizia proprio lì, eh. Vabbè, senti, cambiamo auto perché mi ha rotto i coglioni quest'auto qua. Dai, prendi quest'auto qua. Allora, abbiamo proprio la polizia davanti al luogo in cui dobbiamo cambiare vestiti, quindi stiamo messi veramente male, eh. Ok. Allora, fa la pistola. Perfetto. In amicizia, in amicizia sempre, eh? Ah. Via di qui! In amicizia, allora. No, chi è questo? Ma chi era quello? Raga, ma chi cazzo c'era dentro armato? Non pensavo ci potesse essere qualcuno armato. Vediamo dove ci lascia. Ah. Andiamo bene, guarda. Allora. Guarda, già che ci siamo riprendo un po' di munizioni, guarda, nessun male viene per nuocere. Raga, ci vediamo a questo punto a casa, perché devo rifarmi tutto, giustamente, no? Tanto, che volete che sia? Guarda, fa vedere se ho ancora i $500. Siamo le cose fatte bene, però. Li spendo i soldi, ma li spendo per la verniciatura personalizzata. Sì che li spendo. Dai, così ci siamo, raga, così mi piace. Ok, così abbiamo più dollaroni e un'auto più prepotente, guarda. Non è andata così male alla fine. Ah, è proprio un negozio di vestiti. Raga, io farei la modalità in amicizia. Vediamo un po', aspetta, eh. Salve. Cazzo, questo è bello grande però, eh. Ti prego, non uccidere. Aspetta. Ma io l'ho solamente tirato fuori così, la volevo un attimo lucidare. Niente, dobbiamo comprarli, raga. Siamo d'accordo, siamo d'accordo. D'accordo noi, d'accordo di tutti. Allora, no, guarda, stavolta noi siamo delle brave persone, vogliamo semplicemente comprare con i ben $5,000 che ci hanno dato un vestito. Ok?
Guarda, vediamo un po' questo com'è. No, dove si provano? Signora, curioso il negozio. Vestito costoso. Beh, noi siamo vestito costoso. Abito di sartoria con sopra abito. Vabbè, no, senti, proviamo un abito di sartoria così, tipo, guarda un po'. Acquista. Andiamo un po'. Oh, neanche ce lo fa vedere, cioè, dobbiamo prendere... Davvero stile. Va bene. Buonasera, è stato un piacere. Torna alla Falcone, va bene. Ma guarda, la prendo e la vado anche a pimpare un attimo dal meccanico, proprio al volo. Mo che c'è più i miei soldoni. Ah, zio, siamo pieni di soldi. Mo veramente, guarda. Mo ce la concevo per le feste sta macchina, eh. Allora. Guarda, andiamo con questi, va, che mi piacciono. Poi, verniciatura personalizzata, sicuramente sì. Vabbè, questa l'abbiamo già provata. Proviamo questa. Poi, vediamo un po' anche qui se c'è qualche cosa che ci piace di più. Per esempio, questo blu qui non è male. Rosa è veramente tamarra. Oh, questo azzurrino sapete che ha sempre il suo perché. Oh, c'è poco da fare. Ragazzi, mi piace nera. Io la lascio, anzi, questo blu qua. Guarda, mi piace questo colore qua. Non voglio buttare soldi. Messa a punto, però me la fai. A posto, mo sì che è un altro stile. 5.000 dollaroni spesi subito, così. Vai. Ok, allora, a sto punto, torniamo all'hotel. Magari senza fare incidenti, magari. Aspetta, no, vediamocela prima. Bella. Eccoci, guarda, nuovo vestito, senza fare la rapina, quindi in modo anche classico. Li acquisto. Nuova macchina stilosa. Ci siamo, ok. Che macello, raga. Ehi, Vito, ce l'hai fatta? Ehi, Eddie. Oh, bel vestito. Ehi. Che succede, ragazzi? Perché gli abiti da festa? Vito, stasera il signor Falcone ci fa entrare nella famiglia. Io e te ci promuovono. Ma dai, stasera? Già. Davvero? Oggi. Perché non me l'hai detto prima? Che dobbiamo fare? Lo scoprirai. Ma prima c'è una persona che vuole fare due chiacchiere con te. Leo, che bello rivederti. Che ci fai qui? Ehi, ragazzo. Volevo parlarti di quello che succederà stanotte. Vieni a sederti qui. Va bene, certo. Ehi, grazie ancora per il tuo aiuto e per avermi fatto uscire di prigione. E ora mantengo la seconda promessa che ti ho fatto. Seconda promessa? Già. Ti avevo detto che quando avremmo reclutato avrei fatto il tuo nome, no? E ora è fatta. Tu c'entri qualcosa con questo? Ma lavori per Frank Vinci? Sarebbe stato bello averti nella famiglia, ma ho pensato che Joe è il tuo miglior amico. Siete cresciuti insieme, come me e Frank. E dato che Joe ha lavorato per Carlo, quando tu stavi dentro, io ho suggerito di prendere anche te, insieme a lui. Grazie, Leo, io... Non devi dire non proprio so niente, né a me né a nessun altro. È così che funzionano le cose, Vito. Sì. Ora andiamo, meglio non farli aspettare. Va bene, ci vediamo di sopra, ragazzi. Di che parlavate? Niente, solo abbiamo parlato dei vecchi tempi. Come quando a Leo gli è caduto il sapone? Ok, 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 basta così, andiamo. Siete proprio due bambine, giuro su Dio. Ok, aspettate qui. Statemi a sentire. Vi chiamo uno per volta. Quando siete dentro, fate quello che vi dicono, ok? Joe, entra. Ehi, in bocca al lupo. Va bene, tocca a te, Vito. Signori, questo è Vito Scaletta. Vito, sappi che questa famiglia noscia è cosa segreta. Stai entrando in un gruppo ristretto. Un gruppo che non esiste per tutto il resto del mondo. Da oggi la famiglia noscia sarà per te più importante della famiglia tua, o di Dio, o del paese. Se ti dico di uccidere tuo fratello, tu lo uccidi. Fammi vedere... Quale dito preme il grilletto? Ripeti dopo di me, Vito. Se dovessi svelare il segreto del nostro modo di vivere,
Se dovessi svelare il segreto del nostro modo di vivere... Possa la mia anima bruciare all'inferno, come questo santino. Possa la mia anima bruciare all'inferno, come questo santino. A me conosco. Signori, vi presento il nostro nuovo amico, Vito Scaletta. Sono molto contento di avere con noi questi due uomini bravi e capaci. E sono felice di averli accolti in presenza dei nostri stimati ospiti, tra cui Don Frank Vinci. E come suggerisce... Mi chiederete perché volessi rischiare ancora dopo quasi 7 anni di galera. Dove sono cresciuto, le persone importanti avevano le palle per prendersi ciò che volevano. Verrai pagato per i tuoi servizi da Eddie. Vuoi aggiungere qualcosa, Frank? Qualunque cosa facciate, signori, state lontani dalla droga. Niente droga. È la nostra politica. Se fanno un sacco di soldi... Dopo anni passati a fare il lavoro sporco di qualcun altro, ero pronto a rischiare per essere finalmente qualcuno. Everybody, let's have some fun. You only live but once, but when you did, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Ragazzi, capitolo 10, servizio in camera. Direi che, Villa Scaletta nel 1951. Raga, abbiamo fatto una bella fine, devo dire, eh? Oh la madò, che casa abbiamo? Madonna, ragazzi. Madonna, che villa. La piscina ci abbiamo. Raga, già l'appartamento prima, devo dire che era abbastanza figo, ma siamo messi ancora meglio. Allora, direi che è venuto un episodio extra large, però era il capitolo che era così lungo. Vi direi, se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Noi ci rivediamo nella prossima puntata di Mafia 2 Definitive Edition, dove andremo ovviamente avanti. Un saluto e ciao a tutti!